Accompagnato da Don Francesco Ondedei, direttore dell'Ufficio Missionario Diocesano, e da Don Pier Giuseppe Scotti, vicario episcopale per l'evangelizzazione, l'arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi ha compiuto una prima visita pastorale alla parrocchia di Mapanda in Tanzania, affidata alla cura pastorale di due preti bolognesi, Don Enrico Fagioli e Don Davide Zangarini. Il viaggio è stato l'occasione per conoscere direttamente l'ambiente, la storia, la vita della Chiesa in questo territorio che da molti anni è legata alla nostra diocesi bolognese. La parrocchia di Mapanda, infatti, è costituita dallo smembramento della più grande parrocchia di Usokami, retta dai sacerdoti bolognesi fin dagli anni 70 e ora affidata al clero locale. Il territorio della nuova parrocchia comprende con Mapanda 8 villaggi, in cui sono presenti altrettante comunità che hanno ricevuto la visita di Monsignor Zuppi, atteso con molta speranza in ogni villaggio. Le comunità stesse, piene di gioia, si è visto da come accoglievano l'arcivescovo con canti fin dalla strada prima della chiesa, prima di raggiungere la chiesa. La gente stessa non vedeva l'ora di avere in casa propria l'arcivescovo di Bologna. Un territorio di montagna con strade spesso impervie, per andare da un capo all'altro della parrocchia è necessario più di un'ora e mezza. La visita dell'arcivescovo è stata dunque molto intensa per consentirgli di prendere contatto con le tante realtà che la compongono. Monsignor Zuppi non conosce la lingua swahili, ma ha identificato una parola chiave che ha ripetuto in ogni incontro: upendo. Amore. È la chiave che consente l'apertura della comunità cristiana ad ogni membro della società, anche ai cristiani protestanti che sono presenti nel territorio e soprattutto alle moltissime persone che non professano la fede cristiana. In questi pochi giorni siamo riusciti a girare in tutti i villaggi, incontrare tutte le 8 comunità e ciascuna ha presentato il suo stato di vita, il suo punto di arrivo, la sua vita cristiana del presente e anche i desideri, le sfide del presente in questo territorio. L'arcivescovo ha compiuto anche una visita a Usokami, la parrocchia madre di Mapanda, che come si ricordava è stata per decenni curata dai sacerdoti petroniani, perché la nostra diocesi è ancora coinvolta a Usokami nel sostegno a due importanti realtà, il centro salute, un piccolo ospedale, e la Casa della Carità, che senza il nostro aiuto non sarebbero in grado di fornire un servizio indispensabile a moltissime persone. L'Health Center è l'unico ambiente in quella zona di montagna dove si garantiscono cure, visite, diagnosi, non solo per questioni diciamo ordinarie, ma in particolare per donne incinta, bambini, e soprattutto con la presenza di un CTC, cioè un centro di diagnosi e cura dell'AIDS, permette a ben 4.000 persone di essere seguite territorialmente. Piccolo siparietto alla Casa della Carità di Usokami, che accoglie in genere bambini orfani, spesso sieropositivi. Il nome proprio insolito per loro di Monsignor Zuppi ha strappato un sorriso ai bambini. Tra le realtà visitate in Tanzania, significativa quella delle Suore Minime dell'Addolorata, la congregazione fondata da Santa Clelia e presente con numerose vocazioni in quel territorio. Nella parrocchia di Usokami, ma anche nella parrocchia di Mapanda, abbiamo avuto anche l'incontro con le Suore Minime di Bologna, una comunità che ormai conta un numero altissimo di vocazioni locali, e che si rende presente di sostegno al lavoro dei parroci attraverso l'impegno pastorale con i giovani, con le mamme, con le famiglie, nelle catechesi, nelle scuole, e anche un sostegno non piccolo nella gestione, diciamo, immediata e quotidiana della vita parrocchiale. Monsignor Zuppi ha compiuto anche una visita al vescovo di Iringa, Monsignor Tarcisius Ngalalekumutua, rafforzando così il lungo legame di amicizia e collaborazione tra le due diocesi.